Buonasera e ben ritrovati per l'anteprima di questo telegiornale. Questa sera ci occuperemo in apertura dei controlli dei NAS a un ristorante sulla spiaggia del comune di Forio, poi un'ampia pagina dedicata ai rifiuti con i tanti problemi che stanno avendo le aziende isolane allo STIR di Giugliano. Poi la pagina dedicata allo sport con la pubblicazione dei calendari dei gironi di promozione con Ischia, Procida e Laquamino inserite nel girone B e poi vi faremo ascoltare la prima intervista di una inchiesta che Teleischia sta realizzando sul turismo sentendo il gestore del Lido Ricciulillo, Giovan Giuseppe Mattera. Di questo e tanto altro parleremo dopo la pubblicità. La tua vacanza? Passala ad Ischia. Da noi l'estate dura tutto l'anno. L'Hotel Solemar è aperto fino al 7 gennaio per farti scoprire un'isola come non l'hai mai vista. Anche d'inverno, Ischia sa avvolgerti in caldo abbraccio ricco di emozioni. L'Hotel Solemar ti accoglie in un ambiente bello ed elegante, affacciato sul mare, immerso nelle tradizioni locali. Lasciati coccolare nel nostro centro benessere. Scopri i sapori esclusivi della cucina del nostro ristorante. E poi tante serate con musica dal vivo. La tua vacanza? Passala ad Ischia. Dove l'inverno è più caldo, sarà la tua vacanza più bella. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli la Futura. La differenza? Una questione di stile. Fresca la mozzarella di De Martino, la vera mozzarella di bufala. Vorrei riempire la tua bocca di fresca mozzarella. Mi dirai quanto ti piace, più buona non ce n'è. Vera è la mozzarella di De Martino, solo con latte fresco di bufala. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re. La ditta La Raspata porta nel tuo locale ghiaccio purificato ad uso alimentare. Sciogli ogni dubbio sul ghiaccio che bevi. Scegli un prodotto microbiologicamente puro, in odore e in sapore. Ghiaccio secco a pellets, cubetti troncotronici, ghiaccio a blocco per ristoranti e bar, ma anche per bar che campeggi, party e catering. Per un brivido di piacere, se cerchi la qualità purificata, sotto sotto troverai la professionalità firmata La Raspata. La Raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. Clicca sul nuovo sito www.laraspata.it. Vai, Renato! Thank you.
sull'isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, dentascan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco, diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Controlli dei NAS sulle spiagge, multato e denunciato un ristoratore di Forio. Nell'ambito dei controlli dei militari, sanzionato il proprietario di un ristobar foriano per alimenti senza tracciamento e prodotti conservati male. Rifiuti, caos a Giugliano, 24 ore di attesa per i mezzi isolani. Allo STIR revocato il diritto di precedenza delle aziende delle isole, lunghe code ed autisti costretti a rientrare soltanto alle 2 di notte con un traghetto da Pozzuoli. Caremar, tornata del porto, dalla Capitaneria multa per 2.000 euro. L'azienda è stata sanzionata per non aver controllato a dovere il biglietto dei due passeggeri diretti ad Ischia, ma che si erano imbarcati per Capri. Turismo, Matera, bilancio positivo, ma bassa la qualità degli ospiti. Con il proprietario del Lido Ricciulillo apriamo la nostra inchiesta sulla stagione estiva agli sgoccioli. Calcio, ecco i calendari, al via la stagione 2019-2020, con le gare di Coppa parte ufficialmente la nuova annata delle isolane. In promozione pubblicati i calendari dei gironi di campionato, dopo il TG la settima puntata del Canta Festival Giro. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione di Tele Ischia. Continuano con grande frequenza le ispezioni effettuate dai carabinieri del NAS di Napoli nei settori alimenti e sanità, finalizzati a rendere tranquilla l'estate 2019. Grande attenzione rivolta alle attività di ristorazione sulle spiagge anche dell'isola d'Ischia, molto frequentate in questi mesi estivi. Nell'ambito dei controlli è stata sanzionata un'attività del comune di Forio per conservazione dei prodotti alimentari senza rispettare la normativa. A seguito di una verifica dettagliata di un ristobar balneare, il personale militare ha proceduto al sequestro amministrativo di circa 5 kg di prodotti alimentari vari, privi di indicazioni relative alla rintracciabilità e del controllo. Il responsabile dell'attività è stato multato e denunciato. Nell'ambito dei controlli sempre più frequenti del territorio dell'isola di Ischia, da parte degli agenti del commissariato di polizia, ritirate 4 patenti per valori alcolemici sopra la norma. Le pattuglie presenti sulle principali arterie isolane, coordinate dal vicequestore aggiunto, il dottor Alberto Mannelli, nell'ambito degli ultimi controlli notturni hanno provveduto al ritiro complessivo di 4 patenti. Ad essere interessati dal provvedimento tutti i giovani compresi entro i 30 anni di età. Le persone sono state sanzionate per guida sotto l'influenza dell'alcol ed inoltre dovranno rispondere penalmente dell'infrazione in quanto sono emersi valori di molto superiori ai tassi alcolemici consentiti alla guida. Clamoroso, allo STIR di Giugliano è stato in vigore fino a ieri un regolamento, meglio una deroga, che consentiva alle aziende NU delle isole partenopee di non effettuare la fila allo STIR di Giugliano. Questa procedura era consentita per permettere un agevolato ritorno sulle isole, ritorno spesso condizionato dalle coincidenze con i trasporti marittimi e, perché no, anche a volte dalle condizioni meteo avverse. Da questa mattina tutto è cambiato, con grosso disagio per gli autisti delle aziende delle NU isolana, ma soprattutto per le aziende stesse, che sanno quando le proprie squadre partono per lo smaltimento dei rifiuti, ma non possono più prevedere l'orario di rientro.
e con l'effetto domino questo disagio potrebbe ricadere sull'efficienza del servizio sulle strade delle isole. Meno personale disponibile, o meglio, minore programmazione sul lavoro, più spazzatura per terra. Questi i rischi derivanti da questo improvviso cambiamento che ci auguriamo non si concretizzino mai. E solo alle 19 di questa sera, come abbiamo annunciato in apertura dei nostri titoli, dopo oltre 15 ore di attesa, tutti i camion dell'isola sono riusciti a scaricare i loro rifiuti. Rientreranno stanotte con la corsa da Pozzuoli delle 2, ben 24 ore dopo l'orario di imbarco e di partenza. Queste le conseguenze della revoca, scattata oggi a sorpresa, del diritto di precedenza per lo scarico dei camion compattatori delle isole di Ischia, Procida e Capri. I mezzi delle isole, nonostante i notevoli disagi che gli autisti devono affrontare, sono stati equiparati a quelli del continente. L'insularità torna ad essere un grande disagio per l'insensibilità di chi ha il potere di decidere e lo fa infischiandosene dei rischi che tale decisione può creare. Il termovalorizzatore di Acerra chiuderà per circa un mese per alcuni lavori di manutenzione ordinaria e questo ha portato la Regione Campania e tutti gli enti preposti a cercare di organizzare un piano per la gestione dei rifiuti che sia alternativo. Le aziende isolane, secondo questa nuova configurazione, dovranno conferire i loro rifiuti nell'area di Pascarola a Caivano, ma gli abitanti tuonano, il nostro territorio è già stato martoriato abbastanza. Sentiamo. La chiusura dell'impianto di Acerra si avvicina sempre di più ed ecco che Città Metropolitana, Regione Campania e società provinciali per la raccolta dei rifiuti si organizzano per affrontare questa emergenza. Grazie alle gare espletate dalle società provinciali, dalla A2A e dalla Regione Campania stessa, spiegano dall'ente regionale, 40.000 tonnellate saranno evacuate fuori regione. Le restanti 42.000 tonnellate di rifiuti saranno destinate a depositi temporanei per un periodo non superiore a 90 giorni. I depositi temporanei sono distribuiti nelle diverse province, secondo il principio di prossimità. I siti individuati sono Casalduni, Caivano, Sant'Ammaro, Polla, per un quantitativo pari al 70% del fabbisogno. Per il restante 30% saranno utilizzate aree ubicate all'interno degli STIR esistenti in regione. Le aziende isolane, secondo questa nuova configurazione, dovranno conferire i loro rifiuti nell'area di Pascarola, a Caivano. Gli abitanti della cittadina campana, però, non sembrano esattamente essere entusiasti del coinvolgimento di quel sito ed hanno già iniziato a manifestare in strada il loro disappunto. Associazioni, cittadini e industriali sono scesi nella piazza della frazione Pascarola di Caivano per gridare il loro dissenso contro le nuove disposizioni approvate all'unanimità in regione per far fronte alla chiusura del termovalorizzatore di Acerra, distribuendo lo stoccaggio provvisorio di rifiuti in varie aree della Campania, tra cui la quota principale proprio a Caivano, con 15.000 tonnellate. Minacciano barricate e di non far passare i camion carichi di rifiuti. Una violenza, sottolineano i cittadini e gli industriali del posto, perpetrata a danno di tutti, anche dopo le promesse di rimozione delle ecoballe depositate nell'agglomerato di Pascalora, risalenti all'emergenza rifiuti dei primi anni 2000. La Regione Campania deve cambiare idea su Caivano, perché praticamente credono che Caivano sia il secchio dell'immondizia della Regione. Noi qua già abbiamo diverse fabbriche di rifiuti che producono aria che ci infastidisce la notte e ricevere ulteriori rifiuti non è proprio il caso, anche perché c'è lo STIR che da più di 15 anni giacciono diverse ecoballe che non sono mai state rimosse e quindi era doveroso iniziare questo percorso per far sì che la Regione cambi idea. La situazione dei rifiuti nel comune di Barano non sembra essere particolarmente preoccupante per il sindaco Dionigi Gaudioso, che però afferma l'unico problema reale riguarda il conferimento in terraferma dei rifiuti e a breve si acuirà ancora di più per la chiusura dell'impianto di Acerra. Sul territorio la situazione è positiva, anche se vogliamo incrementare le nostre percentuali di raccolta differenziata. Sentiamo l'intervista.
Il mese di agosto evidenzia un problema più degli altri, quello della spazzatura, spazzatura a volte per strada, spesso cittadini poco civili, però anche le difficoltà di dover fare un servizio sempre efficiente. Guarda, purtroppo con la spazzatura diciamo noi abbiamo più che altro problemi di conferimento che penso che a breve si acuiranno ancora di più, perché è già da metà giugno che abbiamo difficoltà con l'umido, grazie al lavoro che sta facendo tutta la multiservizi, dagli amministratori agli operatori, fino a questo momento non abbiamo avuto grossi problemi, cioè siamo riusciti a togliere immondizie dalla strada. Quindi io sono ancora di più preoccupato, perché non sappiamo ancora a settembre come andrà a finire, nel momento in cui sappiamo già che deve chiudere l'inceneritore di Acerra per dei lavori per almeno un mese. Per quanto riguarda l'immondizia per la strada, purtroppo c'è qualcuno che non collabora, che abbiamo tutto l'anno, e anche se delle multe sono state fatte, penso sono poche ancora, sicuramente dobbiamo rafforzare ancora questo settore delle multe con i vigili, perché il nostro servizio ritengo che, se viene seguito, è un bel può funzionare bene. Noi con la differenziata solitamente siamo intorno al 60%, ma il nostro obiettivo è quello di aumentare. Ripeto, al momento io sono preoccupato per quello che può succedere a settembre, vediamo i sviluppi. In attesa delle notizie dalla regione, in effetti volevo evidenziare il problema via Vincenzo Di Meglio, la strada a confine tra il comune di Ischia e il comune di Barano, lì spesso qualcuno fa il furbo. Purtroppo là noi facciamo lo stazionamento, però poi arrivano persone da tutte le parti a buttare l'immondizia, giustamente i cittadini della zona si lamentano, io ho tentato anche di fare le multe, purtroppo in quella zona, dato che è comune di Ischia, non le posso fare, in più di un'occasione mi risulta che l'ha fatta il comune di Ischia. Penso che a breve le faranno ancora o già le stanno facendo, perché purtroppo noi i sacchetti non devono essere buttati, delle volte vede che non vengono buttati solo i sacchetti ma anche altre cose, e anche ingombranti. Quindi cioè, non è solo il problema di via Vincenzo Di Meglio, delle volte lo troviamo un poco ovunque, che qualche cittadino, ripeto, la maggior parte seguono, fanno una buona differenziata, vanno ai punti di stazionamento. Purtroppo qualcuno non vuole, non si sa perché, forse non vuole differenziare, va con la sua testa e abbiamo questo problema in strada in alcuni punti. Saltano ancora all'onore delle cronache le condizioni precarie degli autobus dell'isola di Ischia. Spesso si fa riferimento a questi problemi come qualcosa che si ripercuote sul turismo, senza tenere conto dei disagi che l'avaria di un autobus può causare anche alla mobilità degli isolani. Ieri sera a Buonopane un autobus EAV è rimasto fermo in mezzo alla strada dopo che pare avesse finito il carburante. Non è stato semplice riuscire a far ripartire il mezzo, ma soprattutto non è stata una manovra lampo, facendo in modo che da una parte e dall'altra si creassero due lunghissime code che hanno finito per tagliare l'isola in due parti. L'ennesima brutta pagina di cronaca legata al trasporto pubblico su gomma della nostra isola, che certamente meriterebbe ben altro per il contributo che specialmente d'estate versa nelle casse dell'azienda tramite biglietti ed abbonamenti. I passeggeri sbagliano traghetto e la nave Caremar torna al punto d'imbarco. La notizia ha fatto il giro del mondo tra le proteste dei passeggeri del Fauno, che hanno visto ritardare il loro rientro a Capri, ed il presidente di Federalberghi, che ha stigmatizzato l'accaduto. Il tutto è scaturito dal fatto che i passeggeri che avrebbero dovuto imbarcarsi sulla nave Caremar per Ischia avevano per sbaglio scelto la rampa del traghetto per Capri, senza che gli addetti all'imbarco avessero verificato la destinazione per evitare l'errore. Sulla vicenda è intervenuta la Capitaneria di Porto, che ha sanzionato con una multa di 2.000 euro la compagnia di navigazione per aver imbarcato sulla nave da Napoli per Capri due passeggeri che in realtà erano diretti ad Ischia. Ma la notizia di quelle imperdibili ha provocato tante polemiche. Il presidente stesso della Caremar, Roberto Liguori, ha ammesso: si è trattato di un deprecabile errore commesso dal nostro personale all'imbarco. Erano in partenza simultaneamente una corsa per Capri e una per Ischia. Nella fretta non è stato verificato il biglietto. Ci dispiace per i disagi, ma la scelta di rientrare è stata legata al fatto che i due passeggeri sarebbero dovuti tornare a Napoli e non avrebbero più avuto la possibilità di imbarcarsi per Ischia.
Trattandosi di due persone anziane, è stato ritenuto giustificabile il ritorno in banchina. La Caremar parla di persone anziane, protagoniste dell'imbarco errato, ma invece in realtà si è trattato di due giovani fidanzati. Inizia oggi l'inchiesta di Teleischia sul responso economico, sociale e commerciale dell'estate 2019. Giovan Giuseppe Mattera, patron dello storico lido balneare Ricciulillo, traccia un bilancio tutto sommato positivo della stagione balneare, nonostante la falsa partenza dovuta al maltempo di maggio e giugno. Permane però, riferisce Mattera, la questione del livello qualitativo della clientela, complice l'annoso problema delle affittanze, dei prezzi bassi e una certa superficialità da parte degli operatori del turismo. Seguiamo il servizio. Siamo con Giovan Giuseppe Mattera, patron dello storico bagno Ricciulillo. Giovan Giuseppe, agosto volge al termine. Tempo di bilanci. Per le presenze di spiaggia, certamente agosto è il mese per antonomasi in cui si lavora e tutto funziona bene. Abbiamo subito un po' i danni del maltempo dell'inizio stagione maggio e devo dire, in mio caso particolare, anche giugno, nonostante il tempo sia stato buono, c'è stato un bel calo di presenze. Complice anche un po' un'attenzione a non dare inopinatamente a chiunque un posto che casomai sarebbe facile da riempire. Ecco, dal punto di vista delle presenze, la qualità del cliente. Sì, diciamo noi in questi ultimi anni stiamo notando che non qualità in campo diciamo di cattive persone. Abbiamo un crollo verticale del potere di spesa del cliente che frequenta Ischia, questo sì. Poi chiaramente ad agosto la vicinanza con Napoli può dover riempire comunque tanti spazi perché Ischia è un'isola abbastanza grande, c'è anche un po' una poca attenzione, ma questo voglio spezzare una lancia a sfavore degli ischitani, chiedo scusa, e anche un po' la superficialità con la quale si fittano gli appartamenti privati a persone che casomai non hanno proprio tutti i requisiti. Il problema delle affittanze, insomma, di cui si è tanto parlato in questi giorni. Il problema delle affittanze non controllate. Questo qui noi come ischitani dovremmo farci un attimino carico di questa responsabilità. Dovremmo stare attenti se vogliamo migliorare il livello, perché poi tutti quanti noi quando ci troviamo dentro ci lamentiamo senza però fare un po' di mea culpa. Gian Giuseppe, tre idee da cui ripartire per l'anno prossimo. Mamma mia, c'è talmente tanto da fare. Allora partiamo dalle cose positive, no? Un mare spettacolare, un termale che potrebbe tirare tantissimo, un interno del territorio favoloso e una gastronomia che ancora regge bene. Tutto questo andrebbe gestito meglio. Più che idee posso dire soltanto un'attenzione. Attenzione a quello che facciamo, a quello che proponiamo e anche la capacità di fare qualche volta un passetto indietro, non meramente pensato al guadagno a breve termine, però un investimento anche nel tempo della qualità. Poi consigli, io sono l'ultimo che ne può dare perché ognuno gestisce a modo suo quello che ha. Pescatori e operatori delle aree marine protette della Campania uniscono gli sforzi per salvare il mare. È il progetto Remare, finanziato dalla Regione Campania con fondi europei, che vede in campo le quattro aree marine protette della Regione insieme a cinque associazioni di categoria della pesca per ripulire le acque dai rifiuti e sensibilizzare l'opinione pubblica. L'iniziativa, patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, prevede l'utilizzo delle imbarcazioni da pesca per raccogliere rifiuti in mare, una pratica che già da qualche tempo si sta diffondendo, ma la sinergia con le aree marine e le associazioni di pescatori rappresenta un'assoluta novità nel panorama nazionale. In campo ci saranno centinaia di pescherecci che, oltre alle quotidiane attività di pesca, recupereranno rifiuti su un'area di circa 50.000 ettari marini, dal Cilento alla penisola sorrentina, alla costiera amalfitana, fino ad Ischia e Procida. Prevista anche una campagna di promozione e sensibilizzazione. Presso il Dubai Village di Camposano, oggi pomeriggio sono stati sorteggiati i calendari dei gironi campani di promozione. Ischia Calcio, La Comina e Procida, come è noto, fanno parte del girone B. Andiamo a vedere nel dettaglio anche la prima giornata del campionato di Serie B. Ischia Calcio San Sebastiano, L'Acquameno Puteolana, Oratorio Don Guanella Scampia Sant'Antonio Abate, Pianura Calcio Virtus Ottaviano, Quarto Grad Isola di Procida, Rione Terra Sant'Agnello, San Giuseppe Santa Maria la Carità,
Ercolanese Sporting Ercolano contro il Plaianum. Nel dettaglio, le strade delle isolane si incontreranno per 3 volte, proponendo nel girone d'andata il derby Ischia Procida alla 3ª giornata, quello tra Lacquameno e Procida alla 5ª e Ischia Lacco alla 12ª. E sabato parte ufficialmente la stagione calcistica 2019-2020 con le gare di Coppa Italia Dilettanti per le squadre di eccellenza e di Coppa Campania per le squadre di promozione. Il Real Forio di mister Mimmo Citarelli è atteso dalla prova con l'Albanova, con i biancoverdi che secondo il loro allenatore cercheranno di fare bella figura nella prima gara ufficiale della stagione. Sentiamo. Siamo con mister Mimmo Citarelli del Forio. Mister, iniziata da qualche settimana la preparazione del Real Forio, come stanno andando gli allenamenti e com'è la squadra? Va bene, i ragazzi si stanno impegnando, una squadra di tanti giovani con qualcuno esperto che sta facendo da guida, però i ragazzi stanno facendo bene, abbiamo fatto pure l'amichevole, abbiamo fatto benino, è normale che è una squadra giovane e devono lavorare. Abbiamo fatto questo ritiro che è un po' strano perché abbiamo iniziato un po' tardi, però va bene così, cerchiamo di recuperare già per sabato che abbiamo la partita di Coppa. Sabato appunto in trasferta con l'Albanova, il primo turno della Coppa Italia, come si presenta questo Forio? Ma là è la prima partita ufficiale, è normale che pure i ragazzi ci tengono a fare bella figura. Farò anche debuttare qualche giovane 2003, perché abbiamo tanti giovani. Però sono fiducioso perché i ragazzi hanno voglia di mettersi in mostra. È un gruppo giovane, sperando sempre che la società possa rinforzare un po' questa squadra per fare un campionato di sì, sofferenza, però di cercare di salvare tutto il titolo, come abbiamo fatto anche l'anno scorso. Quindi cosa manca a questo Forio? Un po' più di esperienza, qualche giocatore di livello, possiamo dire così? Sì, manca qualche altro giocatore esperto, specialmente in difesa, manca qualche under, però noi andiamo avanti. Sicuramente la società interviene sul mercato, me l'ha promesso. Questi qua comunque hanno voglia di fare bene, i ragazzi nostri, perciò mi auguro che fanno quello che devono fare, ascoltano i più grandi, e già da sabato di fare un'ottima gara. Di tutte le isolane, l'unica squadra a partire con un incontro tra le mura amiche è il Lacco Ameno, che per la Coppa Campania se la vedrà con il Sant'Antonio Abate al Patalano. Vogliamo provare a giocarcela con tutti, ha dichiarato l'allenatore dei lacchesi, Angelo Iervolino. I nostri avversari giocheranno con ambizioni importanti ed hanno una rosa attrezzata. Sentiamo. Siamo con mister Angelo Iervolino del Lacco Ameno. Mister, inizia una nuova avventura in promozione, come stanno andando queste prime settimane? Abbiamo iniziato da 2 settimane, il lavoro prosegue egregiamente, abbiamo un po' di difficoltà come un po' tutte le squadre isolane con il lavoro dei ragazzi, quindi ci alleniamo in più turni, però vedo nei ragazzi tanta voglia e tanta abnegazione al lavoro, e quindi questo è sicuramente un punto a nostro favore e al loro impegno sicuramente. Un ottimo test sabato contro il Barano. Sì, sabato abbiamo fatto un buon test contro il Barano, una squadra secondo me molto molto valida, allenata da Nunzio Cagliotti, amico che di qualità, e ci siamo confrontati con una squadra che secondo me ha tanto da dire, e noi anche abbiamo fatto il nostro. Nel primo tempo abbiamo fatto un buon gioco, ci siamo riusciti, abbiamo cercato di mettere un po' in pratica quello che era la nostra idea della prima settimana, però poi ovviamente viene meno nel secondo tempo un po' le gambe, sono venute meno, però tante note positive secondo me. Sabato sfida di Coppa contro il Sant'Antonio Abate, tra l'altro una compagine che proverà a vincere il campionato, come affronterà questa sfida l'Accameno?
Ma sicuramente noi quello che ci siamo detti con i ragazzi è quello di, abbiamo l'idea di andare in campo e provare sempre a giocarcela un po' con tutti. È ovvio che ci troviamo di fronte a una realtà importante come il Sant'Antonio, che l'anno scorso è stata vicinissima alla promozione, e quindi è ovvio che dobbiamo andare sempre con intelligenza e valutare le varie situazioni che ci vengono incontro. È inutile nasconderci, no? Loro lottano per qualcosa di importante, hanno giocatori importanti, non so, tipo Martone, D'Arienzo, Romano, Scognamiglio, tanti giocatori che fanno la differenza in questa categoria, quindi noi l'abbiamo preparata in un certo modo, proveremo a, diciamo, a palleggiarci anche le situazioni fisiche, perché in due settimane c'è stato un po' di difficoltà su questo punto di vista, però cercheremo di fare bene e di non sfigurare. Obiettivo stagionale? Il nostro obiettivo ovviamente resta la salvezza dove dobbiamo prendercela con le unghie e con i denti, e sicuramente i ragazzi su questo punto di vista hanno ben chiaro quello che bisogna fare. Cercheremo di andare in campo sempre contro tutte per dire la nostra e portare a casa quello che c'è l'obiettivo prefissato dalla società. Poi se le cose potessero andare bene, magari sognare di qualcosa in più. Ultima domanda, la rosa è completa? La rosa è completa, abbiamo diciamo ancora qualche tassellino da occupare, stiamo vedendo, penso che tra fine settimana e l'inizio della prossima qualcosina chiuderemo e poi sotto con il campionato. E cambiamo pagina, l'asteroide 2000 QW7 sfiorerà la Terra il 14 settembre, ma non c'è da temere. Questo in realtà è uno degli asteroidi più innocui che esistano. Non c'è da perdere il sonno, dice all'AD Kronos Giovanni Valsecchi, associato dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. La sua orbita non solo non incrocia quella del nostro pianeta, ma passa a una distanza più che ragionevole. Ho visto anche la sua evoluzione secolare ed è tale che per molti millenni ancora non avrà questa possibilità. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. E siamo arrivati in fondo a questo nostro telegiornale. Vi lascio in compagnia della settima puntata del Canta Festival Giro e vi ricordo che il telegiornale di Teleischia ritorna domani alle 14. Buona serata!